Grazie, buonasera, grazie per l'invito. Mi scuso subito con i partecipanti al tavolo qua. Come sanno dovrò allontanarmi per un impegno che avevo già preso prima, però ci tenevo molto a partecipare a questo incontro, che è un incontro per cercare di fare cultura sul tema dell'edilizia sociale, del social housing, ed è quanto mai necessario cercare di fare cultura o anche informazione, diciamo informazione per usare un termine meno pomposo, perché la materia, diciamo, è veramente complessa da un lato, e le aspettative che ci sono sotto diciamo affondano soprattutto la loro visione nel déjà vu, nel modo classico di fare le operazioni immobiliari. Cioè, una cosa che io ho scoperto andando sul territorio, accompagnando Cassa Depositi e Prestiti nel tour che sta facendo per raccontare le opportunità che si verranno a generare con i fondi immobiliari, nei quali, come sapete, immagino di parlare per persone che in qualche modo conoscono la materia, nei quali la SGR della Cassa Depositi e Prestiti potrà investire fino al 40% per fare housing sociale. Allora, andando in giro sul territorio a raccontare questa cosa, si scopre che la stragrande maggioranza degli operatori, nonostante che sia stato pubblicato innanzitutto tutta la normativa, poi il Vademecum, che è stato pubblicato, cito un quotidiano concorrente, Il Sole 24 Ore, Dal Sole 24 Ore, è stato pubblicato un paio di edizioni diverse del Vademecum, non ci ha spiegato tutto come si fa, però l'idea alla fine che è rimasta nella pelle degli operatori pubblici e privati, amministratori piuttosto che non operatori, è che tutto questo sistema che è stato messo in piedi è un sistema per cui c'è un settore pubblico, cioè la Cassa Depositi e Prestiti, che finanzia le operazioni per costruire case sociali, edilizia residenziale pubblica. Ecco, nulla di meno vero, perché tutto il vasto programma di housing sociale, attraverso il metodo della costituzione di fondi immobiliari locali, si basa invece sulla individuazione di investitori, e quindi non di finanziatori, pubblici e privati, che sul territorio vengono messi, speriamo, nelle condizioni di fare un investimento. E quindi chi è che fa l'investimento? Qualcuno che mette i soldi in un'operazione per avere un certo ritorno, più o meno ampio, con l'attesa di poter quindi avere un ricavo da questi soldi che mette nelle operazioni. E quindi una cosa molto diversa dal finanziatore che, soprattutto se pubblico, spesso finanzia anche a fondo perduto le operazioni. Anzi, l'idea un po' di fondo di questo fondo, di questi fondi, è che lo Stato, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, avrebbe messo dei soldi in queste operazioni più o meno a fondo perduto, senza pagare interessi o con interessi comunque. Ecco, questo non è quanto è stato predisposto per quello che riguarda la parte di normativa sull'housing sociale, perché poi è qualcosa di più vasta la normativa complessiva sull'housing sociale. C'è anche la parte tradizionale che è stata rifinanziata recentemente, e che prevede quindi la realizzazione di abitazioni popolari, come si chiamavano fino a qualche tempo fa, da parte degli istituti locali presenti sul territorio, regioni, province, comuni, istituti delle case popolari e così via, nella forma dell'intervento a fondo perduto, no? E quindi la realizzazione di abitazioni per la locazione permanente. Poi c'è la formula, anch'essa abbastanza tradizionale, della edilizia residenziale, sempre di carattere pubblico, ma a prezzi convenzionati, per la vendita a prezzi convenzionati, una, diciamo, pratica che è stata molto diffusa, che ha raggiunto il massimo sviluppo con il piano decennale dell'edilizia della fine degli anni Ottanta. Imprenditori privati che localmente facevano case, che vendevano a prezzo convenzionato attraverso tutta una serie di agevolazioni, anche di finanziamenti.
questa è la parte storica dell'housing sociale che è ancora presente, quindi case da dare in affitto alle categorie che non hanno le condizioni, che hanno soglie reddituali o sociali determinate, case da vendere a soggetti che hanno anch'essi il diritto di partecipare all'acquisto di queste case a prezzo agevolato, e poi ora c'è questo nuovo canale, quindi una specie di terzo canale. Allora, se prima erano quei due, poi era ancora più complessa, però insomma, tanto per intenderci, costituito dai cosiddetti programmi di housing sociale con l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti. La novità, o una delle principali novità di questo programma, è che non è rivolto alle categorie disagiate della edilizia residenziale pubblica tradizionale, ma vorrebbe essere rivolto a una nuova categoria intermedia fra quella definita ai sensi della legge, quelle definite della legge come quelle che possono accedere alla edilizia sociale, quella delle case popolari, una nuova categoria che non ha i requisiti per accedere alle case dell'edilizia residenziale pubblica, ma che non ha nemmeno la capacità di andare sul mercato a pagare canoni di locazione di mercato. Ecco, per questa categoria, sommariamente definibile come le solite studenti, giovani coppie, ricercatori, o chi ha giovane inizio dell'attività lavorativa e così via, per questa categoria di soggetti c'è la possibilità di accedere a nuovo filone costituito da queste abitazioni a canone di locazione calmierato, moderato, più basso di quello di mercato. Se per esempio a Milano il canone di locazione di una casa normale, media, periferica, nuova, da 80 metri quadrati è di 1000 euro al metro quadro, e la stessa casa di edilizia sociale, residenziale pubblica, è di 8 euro al metro quadro, perché questo si parla per l'edilizia della Repubblica, non c'è un'offerta di abitazioni a 300-400 euro al metro quadro, di abitazioni di buona qualità, non è presente questa offerta, ma potenzialmente è attivabile attraverso questo nuovo canale, e quindi può realizzare abitazioni con un canone moderato per metterle sul mercato destinandole a queste attività. Ecco, adesso devo continuare a tempo di replica adesso. Per destinarle a queste categorie. Quindi l'intervento della base musicale mi suggerisce anche di andare più rapidamente per lasciare la fastidiosa palla a chi dovrà parlare. Ma insomma, questo è l'impatto. Due parole, se a questo punto, per qualche elemento sempre di quadro introduttivo rispetto allora a questo nuovo strumento. Sempre andando in giro del territorio, quindi la gente era convinta che fosse un'altra cosa, e invece sono operazioni da fare con fondi immobiliari e quindi con uno strumento anch'esso abbastanza poco conosciuto, e questo tipo di operazioni è costituito da operazioni di mercato dove l'investimento deve essere ripagato. Per riuscire a ottenere quei canoni di locazione così bassi, quelli che abbiamo descritto, perché il mercato, abbiamo detto nell'esempio, fa canoni da 1000 euro, invece noi vogliamo fare canoni da 400. Come si fa? Allora, la strada è, per esempio, avere finanziatori etici, investitori etici, che anziché richiedere dal loro investimento il 20% come IRR, chiedono il 5%, 4%, 6% di fronte forse a certi benefici di stabilità del prodotto che vanno a vendere, e magari l'effettuazione di operazioni non solo connotate dalla parte di housing sociale, cioè di casa, ma anche connotata dalla presenza di altri prodotti immobiliari sul mercato. In alcuni di questi esempi che si stanno costruendo in Italia di fondi che fanno localmente un intervento di housing sociale, l'intervento che si programma non è fatto solo da abitazioni, ma c'è l'abitazione, c'è il centro commerciale di vicinato,
ci sono i parcheggi, c'è una parte di edilizia residenziale libera invece a prezzo pieno di mercato. Allora voi immaginate un intervento di una certa complessità nella quale ci sono tante componenti con redditività diverse, e il tutto serve per fare in modo che la parte sociale riesca ad andare sul mercato a canoni e a prezzi moderati, più bassi di quelli di mercato. Per fare questa operazione l'obiettivo quindi è quello di riuscire a realizzare con questo strumento il fondo un intervento che metta sul mercato case che abbiano un canone basso e prezzi di uscita bassi anch'essi, diciamo convenzionali. Questo obiettivo si può, si sente meglio così? Urlo per sovrastare. Ma quindi non sono urlatori, è un rap, è un altro genere. Però insomma posso cercare di sovrastarlo, ma non volevo darvi troppo fastidio, pensavo che ascoltaste più volentieri. Allora, diciamo, questo intervento così complesso ha bisogno di tutta una serie di circostanze, di comunicazione di quelle che sono le modalità, perché affinché questi interventi possano nascere sul territorio, bisogna sul territorio trovare degli operatori che abbiano imparato, che abbiano studiato la metodologia sottesa a questo tipo di intervento, e avendola studiata, avendola compresa, poi diventino attivi nella realizzazione dell'intervento stesso. Atteso che, posso abbassare leggermente il tono, atteso che questi tipi di intervento vedono come principale complessità la presenza contemporanea del pubblico e del privato, e il dominio di operazioni molto connotate da questo tipo di complessità è un dominio sul quale le competenze tradizionali dell'immobiliare non sono particolarmente forti. Quindi occorrono operatori che abbiano maturato magari esperienze che si integrano. Faccio un esempio: ci sono operatori che hanno maturato esperienze formidabili nella realizzazione delle abitazioni, di interventi di edilizia residenziale libera, sono importanti per questo, sono tipicamente la classica impresa di sviluppo immobiliare, l'impresa di costruzione. Non è sufficiente, perché occorrono anche operatori che abbiano maturato per esempio esperienze nel campo della gestione di patrimoni in locazione, sono tipicamente le cooperative di abitazione, ma non è sufficiente, perché occorrono anche operatori che abbiano maturato competenze nel campo della gestione di operazioni di carattere immobiliare strutturate dal punto di vista finanziario, e sono tipicamente le società che gestiscono fondi immobiliari. Mettere assieme queste componenti, metterle assieme a collaborare fra di loro e a lavorare con il pubblico, che sul territorio è principalmente il comune, e con l'investitore pubblico che interviene tipicamente in questi interventi, che sarà la Cassa Depositi e Prestiti, ecco, questo sarà, io penso, la grande alchimia che sarà necessario elaborare sul territorio, e sarà elaborabile proprio perché attraverso, diciamo, la fecondazione del territorio con interventi, con iniziative di questo tipo, in cui si spiegano le ragioni, si fanno partecipare i vari soggetti, si acquisisce questo tipo di consapevolezza. Ci sarà quindi bisogno di un certo tempo di maturazione, ormai questo lavoro è in corso da ormai più di un anno, direi, perché alla fine il tutto riesca a tramutarsi in interventi che mettono assieme queste parti. Questo credo che sia, da parte mia, il contributo di questa esperienza che ho portato avanti in questi anni, questi ultimi anni di lavoro su questa materia. Gli operatori che rappresento in questa sede, gli operatori immobiliari che aderiscono alla nostra associazione, diciamo, cerchiamo di accompagnarli in questo lavoro, perché pensiamo che il risvolto sociale delle operazioni immobiliari sia un'attività importante per l'industria, che ne legittima l'operatività poi anche in tutti gli altri campi nei quali l'industria immobiliare stessa opera. Quindi il cercare di essere presenti e proattivi da parte dell'industria immobiliare nel settore dell'housing sociale
è un valore di per sé per chi fa immobiliare. Per questo come associazione siamo molto favorevoli affinché le nostre imprese, diciamo, siano protagoniste in questi progetti che sono stati elaborati dal nostro Paese. Grazie. Adesso uscendo poi passo da quelli del REP e gli spiego che stanno disturbando. Se non mi vedete più tornare, sapete com'è andata.